Ma subito, chi sta di più con i lattanti normalmente sono le mamme, a volte per stress, a volte per nervosismo, a volte per farli smettere di piangere, scuotono i bambini. È molto pericoloso, lo vedremo con il servizio di Silvia Zerilli ed è importante che le mamme riconoscono i momenti di stress e quindi possano chiedere aiuto. Vediamo Silvia Zerilli e poi torniamo in studio. Spesso il bambino nei primi mesi di vita può piangere in modo continuo, inconsolabile, un tipo di pianto che può diventare per i genitori o chi si occupa di lui insopportabile. Tra le reazioni c'è anche quella di scuoterlo violentemente. Il bambino viene preso per il torace, viene scosso in maniera forte, con una certa violenza, facendo subire al cervello delle accelerazioni e decelerazioni, irrompono dei vasi, si possono lesionare anche le fibre nervose del cervello, con conseguenti emorragie cerebrali, con emorragie retiniche. Il bambino immediatamente smette di piangere. E il genitore pensa che ha fatto quello che doveva fare, quindi si è calmato, non pensa che invece questo è un segnale negativo. E molto negative possono essere le conseguenze. All'ospedale dei bambini Buzzi di Milano lo mostra la risonanza di un neonato di 2 mesi. È stato portato in ospedale in pronto soccorso perché presentava uno stato ipotonico, cioè era poco vigile e aveva avuto una salve di crisi epilettiche. La risonanza magnetica permette di valutare in fase precoce entrambe le lesioni cardine di questa sindrome, che a livello appunto intracranico sono gli ematomi sottodurali, quindi le raccolte fluide attorno al cervello e il danno a livello della corteccia corticale di tipo necrosi acuta. Negli Stati Uniti la sindrome del bambino scosso, la baby shaken syndrome, è ben conosciuta. Le prime stime del fenomeno in Italia arrivano dall'ospedale di Padova, dove è attivo un centro specialistico, un'unità di crisi per bambini e famiglie, che dagli anni 2000 si occupa di valutare casi sospetti e arrivare ad una diagnosi di scuotimento. Questa esperienza ha aiutato a far sì che le diagnosi divenissero via via più frequenti, non perché ci fosse una maggiore incidenza di casi o il fenomeno fosse divenuto più frequente, ma perché migliorava la capacità di diagnosi. Quindi siete passati da a. Da circa 1, 2 o 3 casi l'anno fino ad arrivare a 5, 7, anche 10 casi l'anno. Abbiamo visto che tra l'8 e il 10% dei bambini è deceduto o in fase immediata prima ancora di arrivare al pronto soccorso oppure durante la degenza ospedaliera. Questo lo vediamo come medici legali perché quando è noto che il bambino è morto per una shaken baby o per un abusive head trauma, sicuramente l'autopsia viene fatta. Il problema è come, diciamo così, trasformare questo lutto in un atto di prevenzione. Prima che un problema dei tribunali, prima che un problema della polizia, prima che un problema dei servizi sociali, è un grave problema di salute. Quali sono i campanelli di allarme cui fare attenzione per evitare il gesto d'impulso? La stanchezza, una tristezza, una labilità emotiva, questo pianto frequente, nervosismo frequente, oppure tendenza a isolarsi, a chiudersi, possano essere colti come momento per cui bisogna potenziare i legami, dare vicinanza. Si vuole portare la conoscenza anche fuori dalle mura ospedaliere con campagne di prevenzione come quella di Terre des Hommes. Dagli ospedali l'idea di fare prevenzione con i genitori prima che il bambino nasca. Un messaggio forte andrà dato in questi corsi di preparazione al parto, dicendo quelli che sono i rischi e come gestire un neonato che magari è un lattante che potrà manifestare delle problematiche di pianto continuo, di difficoltà a gestire il proprio sonno, della propria alimentazione e così via. Bene, è importante parlarne, molto importante, perché bisogna saperle queste cose.